La condanna, ferma e decisa alla violenza impiegata dalle forze di sicurezza di Teheran contro i manifestanti dell'opposizione, è arrivata dal presidente Barack Obama, così come dal ministro degli esteri all'Eliseo, Bernard Kouchner, dal canadese Lawrence Cannon, così come dalla nostra Farnesina. La speranza e la storia sono dalla parte di chi persegue in modo pacifico i propri diritti universali, ha fatto sapere Mike Hammer, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Omaggio al grande coraggio che onora il popolo iraniano e condanna gli arresti arbitrari contro semplici manifestanti scesi in piazza per difendere il diritto alla libertà di espressione e l'aspirazione alla democrazia. Le parole usate dal Quai d'Orsay, che ha anche lanciato un appello per una soluzione politica in Iran. In serata è arrivata la protesta del governo canadese e di quello italiano. Le forze di sicurezza di Teheran, ha dichiarato il ministro degli esteri Lawrence Cannon, hanno ancora una volta fatto ricorso all'intimidazione e alla violenza contro cittadini che meritano di poter far udire la loro voce e la cui vita, ha aggiunto la Farnesina, deve essere salvaguardata perché costituisce un valore fondamentale che va difeso in qualsiasi circostanza. Così non è stato lo scorso 20 giugno, quando Neda Soltan, una studentessa di 26 anni, venne uccisa dal regime dei mullah. Anche lei era scesa in piazza per parlare, per opporsi alla rielezione di Mahmoud Ahmadinejad. È diventata il simbolo globale dell'opposizione alla tirannia e per questo il Times le ha tributato il prestigioso riconoscimento di personaggio dell'anno. Costanza Ruggeri, Sky TG24.